Ed eccoci qua, siamo nuovamente insieme con Startup e con me, come sempre, Annibale e Francesco. Ciao, benvenuti. Annibale, Ciao a tutti, buona serata. Buon pomeriggio. oggi un tema che ti sta a cuore, il volontariato in Europa, poi in modo particolare, anche perché proprio Annibale conosce il protagonista della puntata di oggi. Infatti, ho avuto la fortuna di conoscere Francesco Palazzo anche perché noi un po' che frequentiamo, che partecipiamo a quello che una volta era il programma Gioventù in Azione, adesso si chiama Erasmus+, comunque tra noi italiani un po' ci conosciamo, anche perché come diciamo, qualsiasi tipo di operatore di solito ne approfittiamo anche per scambiarci informazioni, suggerimenti e quindi ho avuto la fortuna di conoscerlo, incontrarlo e avere anche delle collaborazioni con lui dal punto di vista professionale. In un settore che, come detto, mi colpisce direttamente. È tuo, ce l'hai nelle mani, anche se poi Francesco sappiamo che è un tuttologo Annibale, sa tutto di tutto. Certo. Dunque, ha anticipato già il nome del nostro protagonista, un amico che abbiamo raggiunto ovviamente via Skype, Francesco Palazzo, impegnato e racconterà la sua esperienza nel volontariato in Europa. In particolare questa esperienza l'ha vissuta in Albania. Un paese Francesco, un paese che molto spesso porta ad avere dei pregiudizi. In realtà, insomma, lui ne parla bene, poi lo ascolteremo. Secondo te perché si ha questa idea sbagliata di questo posto? Beh, perché negli anni abbiamo avuto, soprattutto come Puglia, una migrazione accentuata, ondate migratorie incontrollate che hanno spaventato, soprattutto con la sottolineatura mediatica, con le immagini, di queste ondate. E questa copertura mediatica un po' ha appannato, diciamo. Man mano che con questi amici albanesi abbiamo avuto modo di conoscerli, di lavorarci insieme, di aprire queste frontiere, questo confine si è rivelato tutt'altro che negativo. Anzi, questa apertura dell'Adriatico tra le due sponde dell'Adriatico non può che portare sollievo e bene, insomma, non solo alla Puglia, ma tutta la costa adriatica. Vogliamo sentire subito Francesco, sentiamo quanto è bello l'entusiasmo, insomma, che poi alla fine trasmette e contagia tutti. Francesco Palazzo. A proposito di volontariato in Europa, vogliamo ascoltare l'esperienza vissuta da Francesco Palazzo. Ciao Francesco, benvenuto. Ciao, ciao. Sappiamo da amici in comune, Annibale, praticamente, che hai Carissimo. passato parte della tua vita, probabilmente adesso ci dirai quanto tempo, in Albania per fare questa esperienza. Raccontaci prima di tutto perché hai deciso di andare così lontano, seppure un paese così vicino. Guarda, lontano affatto, perché l'Albania è molto vicina, molto più vicina di quanto si pensi poi. Ecco, il mio servizio di volontariato europeo è durato solo 2 mesi, sinceramente. Sono stato a maggio-giugno dello scorso anno, ma è stata una tappa fondamentale del mio percorso, sia personale che a livello anche di carriera, perché avevo già una serie di relazioni e di rapporti con questa associazione che poi mi ha ospitato, e che mi ha invitato, ecco, a passare del tempo presso di sé. Io ringrazierò per sempre, ecco, per il futuro, per il prosieguo anche della tua nuova professione, poi che è stata anche un sussiego di quello che poi ho fatto in Albania. Anna e Ida, che sono le anime dell'associazione Beyond Barriers di Tirana, Dove io, dove io. ecco, ho avuto diversi compiti che poi effettivamente andavano anche dall'amministrazione dell'associazione fino a passare del tempo con bambini con disabilità, con diverse opportunità, e la preparazione di eventi che poi abbiamo fatto a Tirana, come mostre, incontri. La scelta di andare in Albania è stata dettata soprattutto da questo, perché poi io con l'associazione ASAP Europe di Fasano, che è stata finanziata dalla Regione Puglia, ecco, avevamo bisogno di consigli,
di scoprire anche come effettivamente gestire un'associazione che si occupa di mobilità internazionale. E la risposta è stata assolutamente andare dalle ragazze lì in Albania che mi hanno riempito di cognizioni e conoscenze che effettivamente poi ho riportato in Puglia, ecco, e che sto utilizzando per gestire l'associazione. Quindi tu di che cosa ti occupi in questo momento in Italia, ovviamente? Ecco, io ho un'associazione di promozione sociale Sì. che è stata finanziata poi da Principi Attivi, che si occupa di mobilità internazionale, ovvero scambi, corsi di formazione, a breve anche il servizio volontario europeo come organizzazione che accoglierà giovani da tutta Europa. E quindi stiamo parlando di educazione non formale su una serie di tematiche che variano dall'uguaglianza di genere alle opportunità, alle minoranze, quindi tutto quello che riguarda i diritti umani essenzialmente. È stata una scelta che hai fatto per passione o perché condizionato dalla crisi e quindi non avevi tante altre possibilità? No, assolutamente, perché io ho uno studio legale effettivamente, poi con mio fratello, però ho sempre avuto questa grande passione del viaggio, di viaggiare, perché poi ho fatto l'Erasmus in Francia, Leonardo in Spagna, ho vissuto in parte in Inghilterra e poi ecco, l'Albania è stata un challenge, è stata una sfida che ho voluto cogliere al volo e che mi ha dato i risultati più incredibili, perché poi l'Albania è un posto meraviglioso e la gente è calorosa. Guarda, Sei ho avuto rimasto difficoltà. piacevolmente stupito, non te Sì, l'aspettavi. tanti. Guarda, io adesso ritorno per un paio di settimane a maggio e sto contando i giorni, sinceramente, perché poi ho passato dei momenti, i posti poi meravigliosi. C'è una zona del nord dell'Albania inesplorata che è un gioiello, che va da oltre Valona, che è Dermi, si chiama. E poi la gente, insomma, gli albanesi sono molto simili a noi, mi hanno accolto con grande affetto, sicuramente. Quindi al di là dei pregiudizi che molto spesso tanti di noi hanno nei confronti di questo paese, tu hai tutto di positivo da raccontare, non c'è Assolutamente, nulla. guarda. Noi a Brindisi, poi nella provincia di Brindisi a Fasano, abbiamo in passato avuto una serie di questioni negli anni 90. E quindi noi si scherzava anche, no, con le ragazze lì che mi hanno ospitato. Poi effettivamente sono state loro a darmi un posto di lavoro, ecco, poi alla fine per 2 mesi, quindi mi prendevano anche un po' in giro. È stato molto Quindi una bella divertente. esperienza, sicuramente Assolutamente. lavorativa, in cui poi ti sei anche divertito, quindi Sì, diciamo che è completo il pacchetto in questo perché poi senso. mi sono occupato di progettazione con loro, perché comunque loro scrivono tanti progetti europei. Ho imparato a scrivere un progetto, io ho fatto anche dei corsi in europrogettazione, però poi effettivamente mi sono reso conto che quello che impari è quello che hai davanti quando poi ti metti a scrivere Ovvio, effettivamente. sì, E l'esperienza quindi là poi è. concreta, pratica. Francesco, Esattamente, assolutamente. questo è volontariato in Europa. Perché lo consigli magari a qualche giovane che adesso ci sta ascoltando? Perché dovrebbe fare questa esperienza, secondo te? Guarda, è un'esperienza che ti forma a livello personale e anche, come ho detto prima, lavorativo sicuramente, ma soprattutto a livello personale, perché hai la possibilità di conoscere una nuova cultura, che poi tante volte, nella maggior parte dei casi, è molto diversa dalla nostra, perché comunque il servizio volontario europeo non si va a fare in Spagna, in Inghilterra o in Francia, che sono le mete, diciamo, di naturale Turistiche, destinazione durante, ecco, i più viaggi. turistiche. E quindi si va a conoscere una cultura completamente diversa dalla tua che ti dà tantissimo, perché, e poi una lingua magari, perché no, io ho imparato anche qualche parola dell'albanese, quindi magari qui a Fasano quando incontro qualcuno, qualche albanese, il mio vicino di casa, gli dico quella parolina, Eh sì, insomma, c'è cioè, che. comunque si instaura una comunicazione, una relazione più profonda. Sì, e poi ecco, è un momento di crescita personale, assolutamente. Assolutamente, cioè io lo consiglierei a chiunque, infatti sto facendo, ecco, tutte, diciamo, le carte per poter diventare associazione ospitante. Il volontariato non muore a sé, nel senso che comunque può portare lavoro, non è detto che si faccia volontariato e poi finisce tutto. A te ha portato lavoro?
Assolutamente, sì, Così io succede sono. anche a tanti altri ragazzi. Sì, sono un esempio emblematico, ecco, di quello che stai dicendo. È un'opportunità, ripeto, è un'opportunità che ti porta a vivere un'esperienza, che però non è fine a se stessa sicuramente. Cioè non rimane rinchiusa in quei 2 mesi oppure 6 o 12 che siano. Ma è una serie di competenze che poi acquisisci e che riporti nella tua comunità. Perché poi il servizio volontario europeo ha diversi temi anche, quindi non necessariamente il lavoro con bambini disabili oppure europrogettazione in un'associazione. Sono tantissime e svariate le possibilità. Tanti sbocchi che possono poi portare anche a un futuro lavoro. Lavorativo, sì, E quindi assolutamente. scegliere il settore giusto anche nel volontariato aiuta o è bene comunque buttarsi? Questo è un consiglio per i giovani. Ma guarda, entrambe sicuramente le opportunità. Poi insomma, il periodo storico, il periodo storico che stiamo vivendo poi noi giovani, magari soprattutto al sud, è un momento complesso, ecco. Il servizio volontario europeo può essere un'opportunità sia per scappare e sfuggire anche da un momento difficile, ma anche ecco, un'opportunità per reinventarsi e trovare uno sbocco nuovo, ecco, delle nuove opportunità, anche delle nuove motivazioni personali. Perché no? Perfetto, insomma, tutto sommato facendo un bilancio, visto che poi ci devi anche tornare in Albania, Ma lo così dici. consigli, questo tipo di, questa tipo, questo tipo di esperienza. Sì, assolutamente. Allora, grazie Assolutamente. Francesco, grazie per il tuo racconto. Magari rimaniamo in contatto perché Certo. sicuramente ci sarà tanto altro da dire per il prossimo viaggio che farai. Certo, certamente. Grazie a voi, vi ringrazio tanto però. Grazie Francesco, tanti auguri per il futuro. Ciao, grazie, ciao. Ciao, ciao. Francesco ha mostrato tanto entusiasmo, tant'è che ci vuole ritornare Annibale in questo posto dove ha vissuto l'esperienza del volontariato, insieme a tanti altri giovani, sicuramente tu che ne sai qualcosa. Ci sono delle magagne anche. No, No, devo dire no. che rivedendo Francesco mi sono anche un po' rivisto perché anch'io come lui ho fatto bene o male lo stesso percorso, nel senso che per questioni anagrafiche non ho avuto la fortuna di poter fare l'esperienza del servizio volontario europeo, però il primo progetto, anzi il secondo progetto a carattere internazionale al quale ho partecipato è stato proprio in Albania organizzato dall'associazione che in questo caso ha accolto Francesco. E devo dire che per me è stato anche lì un scoprire un mondo nuovo, completamente diverso da quello che era l'immaginario che avevo fino a quel momento, scoprire una terra, come ha detto anche Francesco, non soltanto bella, ma soprattutto molto simile alla nostra, dove differenze non ce ne sono, ma anzi un qualcosa di veramente bello. Tant'è vero che poi, dal punto di vista professionale, ho avuto la fortuna di collaborare con Beyond Barrier, perché il mio primo progetto organizzato, il mio primo corso di formazione organizzato a carattere internazionale, l'ho organizzato proprio in collaborazione con loro in Albania. Proprio questo a dimostrare questo grande affetto che provo nei confronti di questa terra e penso soprattutto l'importanza delle persone. Ritengo che siamo stati fortunati ad incontrare questa associazione, soprattutto queste persone che sono le stesse che ha citato poi Francesco, Anne e Ira, delle persone che veramente con il loro modo di fare ti appassionano e ti entusiasmano a tutta una serie di argomenti che poi sono gli stessi che ha detto Francesco. Io, a differenza sua, non ho avuto la fortuna di poter avere anche un'esperienza, ad esempio, con i bambini disabili in Albania. Però non si sa mai, nel futuro mi riprometto, eventualmente, grazie sempre a Behind Barrier, di poter fare anche questa esperienza. Visto che hai detto che l'Albania è molto simile all'Italia, potrebbe essere controproducente questa cosa, un aspetto negativo questo, visto che tanti ragazzi vogliono poi fare esperienze diverse in paesi con culture diverse. E allora, Come i tuoi conti.
naturalmente dire molto simile all'Italia, naturalmente legata solo a certi aspetti, perché naturalmente si tratta comunque di una cultura che ha comunque degli elementi di differenza rispetto alla nostra, e quindi comunque il fatto di andare in Albania permette di conoscere un'altra cultura. E in realtà no, perché, anche perché non considerano noi italiani con degli aspetti negativi. E quindi secondo me il fatto di essere comunque uguali vuol dire che abbiamo in generale degli elementi positivi. Però no, ritengo comunque un'esperienza necessaria, che era poi anche quello che diceva Francesco, un qualcosa che comunque bisogna fare, anche perché si tratta comunque di conoscere un'altra cultura a 70 km di distanza. È vero che non è come una cultura nordica, però ha anche le sue peculiarità, anche le sue caratteristiche, e comunque se immaginiamo che il servizio volontario europeo può essere fatto anche, come diceva lo stesso Francesco, fino a 12 mesi, quando le culture sono proprio completamente diverse, c'è una specie di shock, si chiama proprio così, dal punto di vista psicologico, che prende molto spesso i volontari passate le prime 3 settimane. Tant'è vero che proprio nei progetti di servizio volontario europeo è prevista la figura del mentore, e molto spesso si chiede la presenza anche di uno psicologo per sostenere le persone che diciamo, affrontano questo shock culturale. Quindi fare questo tipo di esperienza nei confronti di una cultura che non è proprio distantissima può aiutare ad evitare questo tipo di Magari shock. anche proprio come prima esperienza, quindi è utile e Approfittiamo per necessario. sottolineare questo aspetto. Molte volte quando si dice che si ha voglia di viaggiare e andare all'estero, poi nei formulari si tende a mettere sempre le stesse città, quelle che sono già famose dal punto di vista turistico per passare una vacanza. In realtà già questa è una prova, nel senso che chi davvero ha voglia di viaggiare ha voglia è attratto molto di più da ciò che è sconosciuto piuttosto che da ciò che è già conosciuto. Allora, andare in una città europea dove si ritrovano più o meno le stesse abitudini, gli stessi marchi, un'omogeneità culturale anche molto accentuata, è la testimonianza, è la prova che forse non si ha proprio tanta voglia di viaggiare. Dietro la voglia di conoscere, il nuovo, c'è anche quest'idea di accettare mete turisticamente, tra virgolette, meno Quotate. rilevanti, meno quotate, ma lì si incontra davvero e si fa l'esperienza dell'altro con la A maiuscola, e quindi dell'incontro di culture, e quindi questo entusiasmo che abbiamo visto da parte di Francesco è dovuto proprio ad essere entrato proprio in un rapporto con una cultura nuova, diversa, insomma, con persone vere. La tendenza ad andare incontro all'altro è una tendenza che si misura proprio con la gratuità. Vado all'estero ma senza aspettarmi nulla di rilevante, non vado per portare delle foto di grandi Ricordo. monumenti, ma vado proprio per incontrare delle persone. Poi un aspetto Sì. simpatico che ha messo in evidenza Francesco, tant'è vero che ha parlato anche degli sfottò, diciamo, che ha subito dalle colleghe albanesi. In un primo momento abbiamo sempre pensato che erano il flusso migratorio avesse questo senso, che partiva dall'Albania e arrivava verso l'Italia. Persone come me, persone come Francesco, sono la dimostrazione tangibile che noi, grazie alla nostra esperienza in Albania, abbiamo acquisito delle competenze che poi stiamo sfruttando nella nostra attività professionale, sia a carattere nazionale, ma, come diceva Francesco, anche a carattere internazionale. Quindi per noi l'Albania, noi siamo un esempio di, tra virgolette, emigrati che sono andati in Albania ad acquisire un mestiere che adesso stiamo utilizzando nel resto del mondo. Quindi, tra virgolette, dobbiamo essere grati alle colleghe albanesi che ci hanno insegnato a fare un mestiere È nuovo. anche una voce fuori dal coro. E la cosa bella, Francesco, è anche il fatto che non si rivela il volontariato non una perdita di tempo. No, assolutamente. Poi in questo caso davvero per la Puglia in particolare, ma per tutta l'Italia, è un ritorno alle origini, perché l'Adriatico è un po' andato via dai programmi di studio delle scuole, ma l'Adriatico è stato per secoli, se non per millenni, l'autostrada commerciale più importante, perché univa le rotte dell'Oriente all'Europa. E quindi il volontariato in questo caso apre o riapre proprio un corridoio, chiamiamolo così, lo chiama anche l'Europa, un corridoio importantissimo dal punto di vista economico, perché attraverso queste relazioni tra le due sponde dell'Adriatico si riapre un mondo che era stato chiuso, ma non certo per ragioni né culturali né commerciali, ma soltanto per ragioni politiche nello scacchiere internazionale, insomma.
Dal racconto di Francesco, ma anche dal tuo, praticamente si è capito che avete un lavoro stabile, ma avete anche preso la decisione di fare volontariato. Sono conciliabili le due cose? Sì, e col passare del tempo lo saranno sempre di più, anche perché si sta creando questo collegamento stretto tra il mondo del volontariato e il mondo del lavoro, nel senso che grazie al volontariato si possono acquisire tutta una serie di competenze che possono essere poi sfruttate nel mondo del lavoro, competenze che altrimenti non si potrebbero acquisire. Quindi quello del volontariato sta diventando sempre più una palestra proprio per poter fare esperienze. E esperienze che, come dicevo, aiutano poi a trovare lavoro. Quindi per i giovani questo del volontariato diventa un passaggio fondamentale ed è un po' quello che vedremo in un prossimo futuro con il Garanzie Giovani, lì dove per quelli che sono i NEET, questi ragazzi che non studiano e non lavorano e che una volta concluso praticamente il loro percorso di studi, entro 4 mesi dovranno trovare una sistemazione che dovrà essere o un tirocinio formativo oppure dell'apprendistato, oppure diciamo fare attività di formazione professionale, oppure è previsto fare attività di volontariato, sia come servizio civile, sia come servizio volontario europeo o in generale attività di volontariato, proprio perché si è capito che grazie al volontariato si possono acquisire delle competenze. Non dimentichiamo che il processo è anche inverso, nel senso che si stanno sviluppando sempre più forme di volontariato d'impresa che vedono quelli che sono persone già lavoratori, persone che hanno già delle competenze, che in certi periodi dell'anno mettono a disposizione queste loro competenze a favore del volontariato. Quindi si sta creando una specie di dialogo, un rapporto bidirezionale tra mondo del volontariato e il mondo del lavoro che è importante tenere sott'occhio ed analizzare. Fino a 20 anni fa, per un'azienda avere un curriculum di 4-5 ingegneri significava già avere la possibilità di poter assumere qualcuno. Se poi tra questi 4-5 ce n'era qualcuno che dichiarava di conoscere le lingue, era il candidato sicuro ad ottenere quel posto di lavoro. Adesso il rapporto è cambiato, per cui in un'azienda di curriculum con la laurea in ingegneria e la conoscenza di ben 2 lingue straniere sono già 250 rispetto ai 5 di 20 anni fa. Allora come fa un'azienda a selezionare il personale? Non può fare 250 colloqui. Questo significa che avere nel curriculum esperienze di volontariato di questo tipo significa già, anche soltanto dal punto di vista strumentale, entrare nella rosa di quelli con cui fare il colloquio. Perché chi fa volontariato mostra, non solo alle aziende, ma ha nel proprio curriculum la dimostrazione che sa assumersi delle responsabilità, sa vivere con gli altri, ha una propensione all'alterità, all'andare incontro al nuovo e ad accettare le sfide. E questa è una delle chiavi che dobbiamo dire, insomma, perché il servizio di volontariato è chiaro che ha delle sue ragioni anche culturali, religiose, politiche, e questo è fondamentale continuare a conservarlo, ma anche dal punto di vista strumentale di chi solo vuole arricchire il proprio curriculum, è bene sapere che il volontariato fa la differenza. Fa la differenza il volontariato. È differente anche essere volontari in Italia ed essere volontari in Europa, all'estero? Beh, questo sicuramente, tant'è vero che molti dei seminari ai quali partecipiamo hanno come obiettivo proprio questo, cercare di vedere che cosa vuol dire essere volontario da altre parti. Per esempio, proprio citando l'esempio dell'Albania, ricordo che quando si affrontava la tematica del volontariato, questa tematica si era affrontata con una generazione, il significato di volontariato era un po' simile a quello nostro, perché ricordiamo che dal punto di vista internazionale noi come italiani siamo tra i primi ad aver fatto una legge sul volontariato che stabilisce che cos'è, come funziona il volontariato, un'associazione di volontariato. Mentre ricordo proprio le colleghe albanesi che dicevano che le generazioni precedenti alle loro, quelle, diciamo, quelli che attualmente hanno anche una cinquantina d'anni di persone, per loro il concetto di volontariato era un po' diverso dal concetto che abbiamo noi, perché era collegato a tutta una serie di caratteristiche anche dal punto di vista storico, dove per loro il concetto di volontariato aveva un significato diverso da quello attuale. E quindi anche capire questi aspetti, anche capire che quello che
da noi vuol dire fare volontariato, da altre parti potrebbe avere un altro significato, anche se adesso dal punto di vista europeo si è un po' tutto unificato, tant'è vero che il 2011 è stato l'anno europeo del volontariato, nel quale a carattere europeo è stato redatto anche un manifesto del volontariato e quindi si è uniformato anche un po' quello che è il lessico e il concetto di volontariato in quelli che sono allora 27, adesso i 28 paesi dell'Unione Europea. Approfittiamo anche per ricordare che dal 10 al 13 aprile a Lucca si terrà il tradizionale Festival del Volontariato, tradizionale non tanto perché siamo al terzo anno, ma insomma è una manifestazione che raccoglie già tanti consensi e tanti stand e tante partecipazioni da parte di tutto il territorio nazionale. Quest'anno in particolare si parlerà anche di comunicazione dell'associazione attraverso i social media, insomma un programma ricchissimo che cercheremo di seguire. Anche noi. Perfetto, hai fatto bene a ricordarlo, magari prendete un appunto sull'agenda dal 10 al 13 aprile, Festival del Volontariato. Così come, sempre rimanendo sul concetto di servizio volontario europeo, volevo ricordare che il CESEVOC, il Centro Servizi Volontariato di Capitanata, è accreditato come ente di invio per il servizio volontario europeo, quindi chiunque volesse fare la stessa esperienza che ha fatto Francesco, naturalmente dovrebbe entrare in contratto con un'associazione di invio, e in questo caso il Centro Servizi Volontariato di Capitanata è un esempio di queste organizzazioni, un'associazione di accoglienza, naturalmente si presenta un progetto e ad esempio grazie al CESEVOCA può essere inviato a fare questa esperienza all'estero. Tanto bella questa esperienza che ha fatto lo stesso Francesco, ma che anche Annibale ci ha raccontato insomma di aver fatto, che vuole ripeterla, infatti tornerà in Albania. Così come ci ricordiamo tornerà... anche che i centri di servizi del volontariato sono in tutte le regioni sicuramente, ma anche in ogni provincia, e quindi basta digitare nel motore di ricerca il servizio di supporto, il centro servizi più vicino alla propria città e lì ottenere tutte le informazioni. Volete saperne di più? Non c'è bisogno di girare in internet, basta scriverci al nostro indirizzo che è startuppadrepiotv@gmail.com, c'è Annibale che risponde, che sa davvero tutto, va bene? Sì. Io purtroppo sono rimasta senza voce. Grazie per essere stati con noi anche oggi. Startup torna la prossima settimana, sempre in compagnia di Annibale, il professore Francesco e magari forse anche Matteo. Grazie e alla prossima.